Per me essere uno chef stellato significa rispetto per le persone. Questo è il mio percorso per la guida Michelin. Mi chiamo Pasquale Palamaro e sono uno chef con una stella Michelin e sono di Ischia. E la mia storia è un po' particolare perché i miei genitori non volevano che io facessi il cuoco, perché un po' come tutti i genitori vogliono che i propri figli facessero qualcosa di importante. 26 anni fa, all'epoca, il cuoco non era considerato come il cuoco di oggi, un cuoco insomma di un livello altissimo. Il cuoco era un mestiere povero e sacrificante e io da sempre volevo fare questo mestiere. Quindi anche contro la volontà dei miei genitori ho deciso di fare come tutti la scuola alberghiera, quindi a 14 anni ho fatto il percorso e poi dopo ho iniziato a fare il lavoro. E mi ritrovo dopo 26 anni di lavoro in un momento dove il cuoco è un mestiere ben considerato, con grandi soddisfazioni e grande attenzione, ecco, diciamo così. Sì. Poi testi. Vai, vai, mangi. Oh my god, wow. Il mio percorso lavorativo è stato un po' misto, diciamo che ho cercato di fare più cose, però sono arrivato alla conclusione che io sono un cuoco di mare. A me piace cucinare il pesce e cerco tutti i giorni di trovare l'ingrediente che non è stato ancora utilizzato nella cucina, quindi cerco di allenarmi, cerco di utilizzare qualcosa di nuovo, cerco di migliorare le tecniche per migliorare il prodotto del mare. Would you eat this? Yes. Michelin ti dà l'opportunità di mettere il riflettore su di te e su il ristorante, però non è una cosa molto semplice, perché sei sempre sull'attenzione, la gente viene per provare un'idea, viene per provare una cucina, quindi si aspetta delle emozioni, non solo il soddisfare il palato, ma si aspetta un'emozione, si aspetta di portare con sé un ricordo, si aspetta di portare con sé qualcosa di unico. Una domanda interessante, è il cibo meglio del sesso? Sì. Ti è mai capitato di mangiare qualcosa e istintivamente fare quel famoso suono è quasi naturale? Quello per me è paragonato al piacere come il sesso, è uguale, perché è il cibo che poi fondamentalmente è il cibo che mangia noi. Ma lo posso mangiare? Sì. E da sempre ho voluto fare questo mestiere perché è l'unica cosa che mi piace fare, è l'unica cosa che faccio veramente con passione. E dopo tanti anni di lavoro in giro per il mondo per coltivare e nutrire questa mia passione, ho avuto l'opportunità di aprire questo ristorante all'interno del Regina Isabella che si chiama Indaco. Nel 2012 abbiamo conquistato la stella Michelin. Quando ho aperto il ristorante ci eravamo dati l'obiettivo di raggiungere la stella Michelin. Per me era come se avessi l'opportunità di prendere la luna con le mani. E quando abbiamo aperto il ristorante, per 4 anni di fila abbiamo lavorato sempre pochissimo, facevamo 2, 4, 6 coperti a settimana e lì è stata secondo me l'esperienza più difficile da superare, perché per una persona che ama il lavoro, per una persona che sogna, per una persona che desidera, non è difficile fare 100 persone, ma è difficile fare 0 persone, perché sei incompreso, sei non considerato.
dopo il terzo anno decisi di mollare, non volevo più fare questo mestiere, quindi andai dalla proprietà, che è attuale famiglia Carriero, e dissi all'ingegnere che avrei fatto tutta l'estate e poi sarei andato via, perché non vedevo la svolta del ristorante, non vedevo il ristorante che veniva considerato, che forse avevo sbagliato un po' il progetto. E il 26 ottobre chiusi il ristorante Indago e andai via. E il destino fu che il 12 novembre, ad hotel chiuso, chiamò il direttore della guida Michelin e ci volle invitare alla nuova presentazione della guida 2013. E io non credevo ai miei occhi, perché pensavo che fosse quasi un gioco. Partii per Milano, andai alla presentazione della guida Michelin ed eravamo stati selezionati come ristorante Michelin Star. La mia specialità e la mia area di competenza è il mare. Io sono un cuoco di mare, cerco di lavorare il pesce. Negli ultimi anni ho avuto il piacere di lavorare con pescatori e di essere sulle barche, e posso dire che il mare offre tantissimi pesci che il mercato non offre. E il mio compito più importante è quello di far capire alle persone che si può mangiare anche altro pesce. La vita da chef non è semplice, è una vita piena di sacrifici, con tantissime ore di lavoro rinchiusi in una cucina, e coniugare la vita matrimoniale e la vita professionale di un cuoco è la cosa più difficile. E quindi parte del mio successo è anche grazie alla mia donna Marianna, che ha saputo condividere questa mia passione e quindi far sì che non pesi questa nostra lontananza, non pesi questo poco tempo che stiamo insieme, anzi lo valorizza e mi dà forza e coraggio. Sì. Da dove viene la tua ispirazione? La mia ispirazione è un po' vaga, sicuramente da emozioni. Ho fatto un piatto che si chiama Culei di Mare, ispirandomi a una nostalgia del mare. Ho fatto un piatto omaggio a Jackson Pollock, un pittore americano, guardando un suo quadro. Ho fatto un piatto che si chiama Cappelung Green Island, quando è venuto il terremoto ad Ischia, omaggio all'isola d'Ischia. La mia ispirazione è fatta di sentimenti. Quando sento un'energia che mi prende, mi focalizzo su quella cosa e cerco di concretizzare in una forma e in un gusto. La lezione che ho imparato in tutti questi anni, grazie a questo lavoro, è credere fino in fondo senza distrarsi un attimo, perché proprio quando pensi di aver finito e di non avercela fatta è lì che può nascere il successo. Un'altra cosa che ho imparato è quella di gestire le persone, perché adesso gestisco 32 ragazzi nelle cucine. Il mio sapere e il mio modo di fare, se non riesco a trasmetterlo ai miei 32 ragazzi, non può essere niente, perché se lo cucino io so cosa faccio, ma se dico a una persona come lo devo fare e la persona non riesce a capire come va fatta, non ha nessun valore. Quindi istruire le persone, avere carisma, avere forza interiore da coinvolgere le persone, quella sì che è un'arma vincente. Io porto con me un messaggio, e lo dico sempre ai giovani: restereste tutta la vita con un numero più piccolo di scarpe rispetto al vostro piede? Sarebbe veramente uno strazio vivere così. Ed è la stessa cosa con il lavoro. Cercate di trovare il vostro vero lavoro. Trova un lavoro che ami e non lavorerai più. Questo è il mio motto.